generata dalle follie dei predicatori che bruciavano i boschi sacri. Boschi e persone bruciari. C'è un vescovo, un tale William Levada, ti dice niente? No, per il momento Ne no. parleremo molto nei prossimi anni di questo personaggio. William Levada ha preso il posto di un tale Ratzinger, che era a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ti dice niente la Congregazione Sì, per la Dottrina della Fede? Sono quelli che Inquisizione. bruciavano vive le persone, sono quelli che torturavano, eccetera, no? Beh, diciamo che l'inizio è piuttosto buono perché sto William Levada, poco prima che cominciasse la messa, l'arcivescovo ha ricevuto una citazione a comparire come testimone. Il futuro prefetto dell'ex Sant'Uffizio dovrà deporre il 12 agosto nell'ambito di un procedimento legato ad accuse di pedofilia contro preti dell'arcidiocesi di Portland in Oregon, guidata da Levada fra il 1986 e il Beh, insomma, promette bene, dai. È 1995, stata scelta con intelligenza. prima del suo trasferimento a San Francisco. Un gruppo di 30-40 persone ha inscenato una manifestazione di protesta all'esterno della cattedrale di Santa Maria, dove l'arcivescovo ha celebrato la messa da Dio prima di lasciare l'incarico il 17 agosto per partire poi per Roma. Non è ancora finita, affermavano alcuni cartelli issati dei manifestanti che accusavano Levada di aver coperto gli abusi dei preti in California e Oregon. L'arcivescovo, che ha 69 anni, continuerà con ogni probabilità a seguire le vicende di abusi sessuali negli Stati Uniti nel suo nuovo ruolo in Vaticano, dove rivestirà il più alto incarico mai affidato a un americano ai vertici della Chiesa Cattolica. Levada non ha fatto riferimento alle proteste nel salutare circa 3.000 fedeli presenti. La crisi aperta nel 2002 nella Chiesa Cattolica Americana della piaga degli abusi sessuali continua intanto a far sentire i suoi effetti in tutto il paese. A Boston, dove esplose lo scandalo, viene esaminata in questi giorni una proposta di legge statale che renderebbe il Massachusetts il primo stato a obbligare la Chiesa a presentare ogni anno una versione pubblica dei propri libri contabili. Ecco, questo è quello che va a sostituire Ratzinger, nominato da Ratzinger. Beh, Che è tutto dire. mi sembra una scelta accorta, giusta e corretta nella tradizione, nel rispetto dei principi, cioè nel senso che meglio, diciamo che persona più adatta forse non c'era per l'Inquisizione. D'altronde, sai, la pedofilia per i cattolici, per i cristiani, per i preti non è certo un qualcosa di eretico, ma anzi un qualcosa che dimostra la propria fede, la propria imitazione di Cristo. Tagliare i boschi, distruggere il mondo e tagliare l'anima delle persone, distruggere la psiche delle persone, non c'è molta differenza. Sì, lo so, c'è differenza a livello giuridico, ma dal punto di vista della vita Ah, non beh, c'è no. molta differenza. Naturalmente in cella l'animatore parrocchiale, sul PC aveva le foto dei bimbi nudi, questa è del giornale di Vicenza del 9 agosto 2005. Voi continuate a mandare i bambini all'oratorio in parrocchia e poi pagherete lo scotto di quello che avete fatto. È inutile qua criticare un bicchiere di vino, due bicchieri di vino o qualche litro di vino quando si mandano i bambini in parrocchia. Sia chiaro, eh? No, poi sai, io voglio, cioè, tu leggi appunto di mandare i bambini, ma io voglio soltanto prendere una notizia. Noi lo diciamo sempre che i bambini sono sensibili, che hanno un profondo animo fin da. No, No, no. no. Allora, adesso vi dico perché io ho detto no. Francesco ha ritagliato un articolo della Repubblica che ho Corriere della ritagliato Sera. anch'io. Come della sera? No, Corriere della Sera. la Repubblica. Corriere della Sera. Ah no, dai, Sì, ha fatto davvero? Anche il Corriere l'ha fatto. un'intera pagina dedicata E anche all'argomento. la Repubblica ha fatto un'intera pagina. Allora, spieghiamo un attimino agli ascoltatori perché sta roba qua. Allora, niente, è scoppiata un'altra scoperta. Cioè, sapete che ogni tanto fanno delle scoperte scientifiche. Queste scoperte scientifiche non fanno altro che confermare quello che vi stiamo dicendo da 10 anni ormai col crogiolo dello stragone. Non cambia assolutamente niente. Infatti, l'assunto finale l'ho già messo nel prossimo dibattito. Sì. Capite che faremo? Senti. Allora, per questo dicevo, Francesco mi sta praticamente anticipando. Naturalmente, se lui ha preso quella sera mi devo fermare, chiaramente lo lascerò dire. No, nessun problema, dai. No, 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 Francesco, non ti posso levare via sta chicca. Quello che era, volevo introdurre il dibattito sulla contemplazione proprio con questo articolo. Però, siccome Francesco ha l'articolo Corriere della Sera che io non ho, allora lasciamo parlare Francesco, così ce lo dice tutto quanto. No, ecco, cioè, noi diciamo sempre che quanto è importante il corso dei bambini.
Giustamente Claudio ha ricordato che è stato scelto come inquisitore una persona che è coinvolta nell'indagine, che come coinvolto nel fatto di preti pedofili. Noi abbiamo sempre detto che i bambini devono sempre essere educati, seguiti, aiutati e non devono essere consapevoli di essere plasmati, di essere fatto un oggetto di che si deve adeguare a un principio canonico. Sappiamo ad esempio, noi abbiamo sempre detto che il battesimo è sempre qualcosa che nuoce. E quando vengono raccontati. È un sacrificio umano il battesimo, Francesco. Diciamo che vogliamo essere buoni i cattolici, diciamo che nuoce. Sì, non è sanguinario, cioè non è cruento, ma è un sacrificio umano. Ma li prepara ad essere agnelli sacrificali per chi è più sfortunato di preti pedofili, per chi è più fortunato ad avere una vita cancellata o modificata o alterata dai principi cristiani. Oppure dedicata alla bottiglia di vino. Insomma. Sì, o alla droga o ad altre cose, nel senso che crea delle persone che avranno un'enorme difficoltà nell'inserirsi nella vita, nell'affrontare l'esistenza. Allora, noi abbiamo sempre detto che i bambini non sono un qualcosa in cui si deve incunare le cose, ma che devono essere aiutate a svilupparsi in quanto hanno una personalità. Questo qui noi non avevamo bisogno di prove scientifiche, perché la mitologia e il paganesimo ce l'ha sempre insegnato, l'importanza che hanno i bambini. Io quando ho letto questo articolo mi è venuto in mente l'inno omerico a Pan, quando appunto Hermes vede Pan e è felice e lo porta bambino, lo corre all'Olimpo a mostrare tutti quanti gli dèi, cioè questo amore. Ricordavamo all'inizio le anguane sono famose come tutte le ninfe perché allevano i figli degli uomini, cioè il fatto che una divinità dia così importanza a svolgere una funzione, un lavoro, un impegno che è quello di allevare, significa che i bambini effettivamente in una comunità che non è cristiana, che non ha il Gesù bambino soprattutto, i bambini sono importanti. Allora fanno questa scoperta che per noi è la scoperta dell'acqua calda come pagani. Il primo anno di vita dei neonati provano ansia, gelosia e rancore. Newsweek, studi sullo sviluppo cerebrale, emozioni complesse già a 3 mesi. Poi viene fuori un'altra cosa, fa, c'è tutto quanto, così impara a conoscere. 10 settimane, i neonati sviluppano la nozione di permanenza dell'oggetto. Quando la mamma esce, non pensano che se ne vada per sempre. Prima si credeva che questa abilità si sviluppasse a 9 mesi. Cioè, hanno dovuto accorciare i tempi. Noi sappiamo che già ben prima, diciamo, di essere nati, di diventare persone, sono capaci di percepire questo. Sì, ma subito sotto c'è un'altra notizia che è ancora più grossa, che ci interessa a noi. Il cervello del 10 settimane di un neonato è circa un terzo rispetto a quello di adulto, ma ha una particolarità che è ridondante. Sì. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ha tutta la struttura sinapsica tutta accesa e tutta funzionante, cioè anche se non ha le nozioni, l'imprimatur è tutto funzionante, dopodiché è l'educazione che ne spegne questa o quella parte. E questa è sì, no, ma poi la roba divertente è il discorso anche dei consigli dati ai genitori, che dice: se, come dimostrano gli ultimi studi, il primo anno di vita è così importante per lo sviluppo emotivo del bambino, cerchiamo di trasmettere immagini positive. I bambini capiscono se i genitori sono tristi, allegri o aggressivi. Spesso gli adulti prestano invece attenzione solo alle parole con cui si rivolgono ai piccoli, non ai propri stati d'animo. Cioè, io mi ricordo benissimo mia figlia, io gli cantavo le ninne nanne a mia figlia. Cioè, una nina nanna o un'altra nina nanna è lo stesso, però se tu gli canti o gli racconti un corpo immerso in fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto per il peso e glielo dai con uno stato d'animo positivo o con la gioia che gli trasmetti, le parole hanno poco valore. Cioè, è importante come noi trasmettiamo le sensazioni e le emozioni, perché i bambini leggono le emozioni, che vi piaccia o non vi piaccia. Ma ecco, vedi, di fronte a questa cosa, a questa immagine positiva, io mi sono ricordato che fino a pochi decenni fa la Chiesa obbligava i genitori, entro pochi giorni, a portare i figli a essere battezzati. Qualsiasi fosse la condizione climatica, qualsiasi fosse anche, diciamo, la condizione mentale della stagione, alla Chiesa non interessava la salute né dei genitori né dei bambini prima nati, l'importante è che in condizioni disagevoli non esistevano certo gli automezzi, gli autobus, i servizi pubblici, gli amici con l'automezzo, ma a piedi, gente che si faceva diversa strada a piedi sotto il freddo, solo per portare i bambini ad essere battezzati. Logicamente provate a pensare alla condizione che si trova un genitore che sa che ha un figlio sensibile e che lo deve portare a essere battezzato. Ecco,
dicevano che i bambini sono insignificanti, sono stupidi e non comprendono, adesso nel 2005 ci dicono che, cose che non sapevamo, erano sensibili. Ma provate a pensare cosa rappresentava come esperienza traumatica per il bambino percepire questo disagio dei genitori, questa fatica, questa cosa. Se non morivano per polmonite, raffreddori vari d'inverno, ma provate a pensare anche alle angosce con cui vivevano questo fatto. Lo schema è molto complesso, Francesco. Sì, no, è soltanto per dare un'idea concreta. Tutta la struttura di apprendimento, sì, emozionale e il passaggio dalla struttura cerebrale alla percezione del mondo attraverso le emozioni alla percezione del mondo attraverso la ragione. E tu questo articolo lo specifica molto bene, questo studio. Cioè praticamente quelle che sono per le persone delle idee innate, no? Queste idee naturali, in realtà si formano nelle prime 10 settimane di vita. Per cui è fondamentale come il genitore o come gli adulti si pongono nei confronti del bambino. Cioè se nei confronti del bambino di pochissimi giorni ci si comporta da adulti, si ha delle risposte da individuo adulto. Se invece ci si confronta come una bestia che deve solo crescere, mangiare, dormire, cagare e si bestemmia quando c'è il culo sporco ho sentito anche male che ha buttato giù il figlio, preso la botta eccetera, cioè praticamente la considerazione che i bambini siano dei bestiame, è chiaro che si uccide la loro capacità di crescere, la loro capacità di affrontare la vita, insomma. Sì, ma e sai, questo articolo è estremamente complesso, Francesco, leggerlo. Sì, beh, diciamo che queste cose noi non avevamo certo bisogno di queste conferme. Sono 10 anni che io diciamo che quello dello stregone, non so. Sì. Però ecco, pensate appunto a quello che veniva dato per scontato, per normale, in realtà era sempre, e i monoteisti lo sapevano, cioè nel senso che non lo facevano perché erano ignoranti, perché erano stupidi, cioè il loro interesse era sempre quello di creare sofferenza. Lo sapevano sia i monoteisti sia gli stregoni, però chi è che ha il potere? Sì, sì, no, ma cioè, ma appunto, se diciamo i pagani lo fanno perché sono felici della vita e per loro i bambini sono importanti in quanto rappresentano il futuro, per i monoteisti rappresentano una possibilità di creare nuova sofferenza, di ripeterla, di essere veramente violenti. Di conseguenza, pensate a tutto quello che mi ha concentrato sul discorso anche della gestazione e soprattutto il discorso del concepimento, cioè nel senso che la pianificazione dello sconvolgimento dell'anima delle persone cominciava ben prima, cioè si cominciava già dai genitori nel caricarli di valenze negative già il stesso rapporto sessuale per avere un figlio, cioè si partiva da ben oltre e non lo facevano per pura ignoranza, perché non lo facevano perché erano i tempi o perché non si sapeva, cioè loro erano coscienti, loro l'hanno fatto con intelligenza, volontà e malvagità, cioè non l'hanno fatto perché vanno perdonati per un errore, in realtà l'errore è dargli credito a queste persone, cioè. E la conseguenza è la pedofilia che vediamo adesso, cioè il perché il bambino in qualsiasi caso è qualcosa che deve essere adattato, plasmato alle follie del monoteismo. E ricordiamoci sempre questo, cioè proprio per questo è importante per i monoteisti cercare di imporre ad esempio anche adesso la religione negli asili, di dire ai genitori di mandare ad esempio i bambini al catechismo, di farli frequentare le chiese. Proprio perché si deve cercare di rendere si le persone. Deve stuprare il bambino, punto e basta, Francesco. Che poi tutti i sacerdoti non siano pedofili attivi, nulla toglie che il cristianesimo, con l'immagine di Cristo, è pedofilia. Il cristianesimo è stupro di minori, in quanto ne stupra la struttura psichica, costringendo in ginocchio a pregare. Cioè, questa azione è un atto di stupro emozionale. Che poi non tutti i preti stuprino bambini, e noi facciamo gli auguri a tutti quei preti che invece trovano l'amore e scappano via, buttano via la tonaca e se ne vanno via, a quelli facciamo gli auguri, perché danno più retta a ciò che emerge dentro di loro che non alla vita. Però chiaramente tutti i preti sono stupratori di bambini perché costringono i bambini in ginocchio a pregare, tutti. Sì, difatti pensate che poi uno dei consigli, che per un pagano è un consiglio, che cioè non è che un consiglio, è una prassi, quello del sorridere. Ma vogliamo cercare di fare mente locale su come veniva considerato negativo il sorridere, l'essere felici, il dimostrare felicità. L'importante è essere cupi, essere pensosi, di penare. Famosa per chi ha poca cultura, è sufficiente esempio
il nome della rosa, in cui c'è il dibattito con quel frate che nega addirittura la presenza di un testo che parla del sorridere. Sì, perché era scritto da Aristotele, se anche uno come Aristotele dice che bisogna ridere o sorridere, allora è finita, si può ridere anche di Dio, in effetti. In effetti. Sì, vero, dopo 2000 anni di monoteismo, un accorgimento che per i pagani è quello del sorridere. Pensate, ritorniamo sempre all'inno omerico a Pan, in cui dice che quando fu portato Pan all'interno dell'Olimpo, tutti i dei sorrisero. Cioè, si felicitarono. Sì, sorrisero alla vista di Pan. Cioè, e adesso, dopo il Corriere della Sera ci scrive nel 2005 perché per educare bene un bambino dà come consiglio sorridere. Allora, ha più senso leggersi i miti, i lini omerici, o leggersi la Bibbia, il Catechismo, la vita criminale di Cristo? Anche Zeus stesso sorride delle contese degli dei durante l'assedio di Troia. Cioè, capisci? Cioè, infatti, il sorridere, il capire che c'è qualcos'altro oltre all'immediato, no? C'è qualcosa nel profondo, c'è qualcosa nell'animo, c'è qualcosa di oltre, fa parte proprio delle persone, no? Le persone che non si fermano alla superficie. Ma allora, a chi è così attento agli studi biblici, ma quando mai in un racconto ci presentano, in una parabola, in quelle scemenze che è la Bibbia, un Dio sorridente? Quando mai? Cioè, non so, io vorrei che qualche ascoltatore che è così attento, così chino, così ripiegato sulla Bibbia, trovasse una frase in cui quel criminale Gesù Cristo invita le persone a sorridere. E invece no, c'è sempre, dice... dopo questa scoperta che i bambini provano sensibilità, hanno sentimenti il primo anno di vita, dice bisogna sempre stare attenti ai segnali che inviano i bambini, che bisogna sempre inviare segnali positivi. E quando mai nella sua predicazione il criminale Gesù Cristo dice che ai bambini va offerto un segnale positivo, vanno incoraggiati? No, dice l'importante è sempre che i bambini si sottomettano a me. Questo è essenziale, cioè non dire che il bambino è importante, io devo aiutare il bambino a crescere, devo essere compagno, amico, devo seguirlo, devo essere di sostegno. No, Gesù Cristo dice l'importante è che voi insegnate ai bambini a credere in Gesù Cristo, in una figura altamente criminale. Perciò, come vedete, se non vogliamo affrontare Gesù Cristo come esempio negativo dal punto di vista religioso, lo possiamo affrontare estrapolando come esempio negativo dell'insegnamento del comportamento in campo pedagogico. La parabola del banchiere finito nel mirino di giudici, nel racconto degli amici. Il personaggio, Gian Piero, una carriera lampo, protetta da notabili e cardinali, dall'oratorio di Lodi al bacio in fronte al governatore. Fate un po' voi. Sì, beh, sai, c'è poi avuto fuori sul discorso della Banca d'Italia anche offerte fatte a gruppi religiosi, strane donazioni, gente legata a sacerdoti, legata alla Chiesa, la devozione è sempre presente ed è sempre enorme, insomma, è una caratteristica più basilare. No, ma c'è un'altra tematica che io troverei anche divertente affrontare. Come sai, il periodo estivo, se non dei rinunti, purtroppo non ho il ritaglio del giornale di Vicenza, ma il giornale di Vicenza ha fatto un articolo molto consistente, con toni scandalistici, moralistici, sul fatto di una ragazza denunciata a Modena solo perché era nuda, che tra l'altro si era messo lungo un fiume una parte appartata, e la popolazione dice è insorta, scandalizzata, offesa di questo oltraggio, ha fatto intervenire i carabinieri. Beh, io l'ho trovato abbastanza strano, cioè nel senso in cui si parla di terrorismo, di ordine pubblico, che qualcuno trovi la necessità di far muovere l'arma dei carabinieri. Io penso che, conoscendo i carabinieri, abbiano anche bestemmiato loro, cioè, ma sai, chiamati, hanno dovuto fare il loro dovere, perché se no chissà cosa idea, che devono intervenire per andare a denunciare questo. Il tono moralistico del giornale di Vicenza era incredibile, fa la vergogna, lo stupore, lo scandalo, ed è una cosa che dimostra come la mentalità cristiana sia presente in ogni momento. A cosa lo aggiungo? Che a Bassano è venuta fuori una polemica, non so per quale opera si riferisce, che alcuni politici hanno protestato perché durante opera estate c'è stata una danza hard in piazza. Cioè, esibizione poco artistica con proteste ferme e civili. Protesta, ma art. Poi leggo in contemporanea il fatto che a Vienna si organizza una mostra in un museo che si chiama La nuda verità sul nudo, e la direttrice del museo dice: fa, chi si presenta nudo entra gratis. Cioè, allora,
Non mi risulta che a Vienna qualcuno abbia avuto la forza, si abbia scritto articoli scandalistici. I giornali tranquillamente hanno fatto pubblicità e detto fa, l'iniziativa è originale, la direttrice di un museo, non è di un air center, di un giornale pornografico, di un locale così a luce rossa, no. La direttrice del museo trova giusto trovare consono, la sintonia tra le opere che espone di nudo e che qualcuno dice, se qualcuno si presenta nudo, entra tranquillamente. Nessuno ha chiamato la polizia austriaca per fermare questo. No, ma l'hanno anche chiamata, però è normale. No, cioè, ma non si è avuto notizia di scandali, no. Non si è avuta notizia di mobilitazioni, di popolazione che ha protestato. Eppure l'iniziativa deriva da un'opera, cioè da un museo, deriva appunto, cioè, da cui si organizza questo. E poi noi ci troviamo che il giornale di Vicenza, io lo porterò perché vedrò di recuperarlo proprio perché per me è un condensato proprio di moralismo cattolico e cristiano che è ancora presente. E allora trovo stranissimo che una danza hard, va bene, poi bisogna vedere a cosa sono abituati questi politici che protestano per queste iniziative. Sì, non vanno mai a teatro, dopo magari se si legano Aristofane, allora cosa fanno? Questi svengono? Cioè, sì. Non so a sto punto. Sì, e dicevo, ma allora rendiamoci conto, Vienna non è a migliaia di chilometri di distanza, cioè nel senso che è raggiungibile facilmente. La distanza che c'è di cultura, del campo anche artistico, perché questa qua non era uno spettacolo a luci rosse, era organizzato da Opera Estate, che è un'iniziativa enorme dal punto di vista culturale a Bassano, cioè non è che un'iniziativa da poco, cioè ha un cartellone, ha un programma che è favoloso, e di conseguenza, giustamente, reputa di dover inserire le varie manifestazioni artistiche. E poi un politico che viene a protestare perché dice che è poco artistica. Cioè, ma se andiamo a stabilire cos'è arte... Cioè... Non si può. La Costituzione impedisce ai politici e alle istituzioni di determinare ciò che è arte da ciò che non è arte. E in realtà questo paragrafo della Costituzione è stato quasi sempre nascosto. Perché in realtà nessuno può dire ciò che è arte da ciò che non è arte, e l'arte non può mai essere oscena. Sì, ma... perché se no, scusa, io mi leggo Aristofane, se io metto qui in radio leggere Aristofane, sicuramente qualche radiospettatore sicuramente dice che leggo un testo pornografico. Ma Aristofane faceva parte di un'epoca, dice delle cose interessanti, si studia a scuola. Certo, non lo si dà alla gente, perché ci si vergogna come vermi ad essere dei cattolici, però si studia. No, ma cioè, allora io dico, tutti quanti, quelli della zona di Bassano Consolo per l'estate, sanno che hanno un programma enorme. Ma arrivare a affermare l'accaduto ha in qualche modo toccato il buon nome della città. Cioè, buon nome, cioè, ladri, banditi, delinquenti, no. Spacciatori, a me piace, dai. Cioè, nel senso che si trova così grave che il fatto che uno spettacolo che qualcuno reputa hard, una danza hard, dice, vada a intaccare il nome della città. Io penso che se il nome della città venga intaccato è perché esiste la violenza, perché esiste la droga, perché esiste ad esempio una viabilità mal gestita. Perché esistono dei politici a livello di deficienza mentale, di incultura, di incapacità proprio di vedere i meccanismi, sì, del mondo. Tra l'altro io ho legato questo fatto, che ho fatto stesso, di quell'articolo sul giornale di Vicenza, un grande articolo, proprio perché questa ragazza con il ragazzo vanno a prendere il sole nudi in un angolo disperso nell'Appennino modenese, cioè non in piazza Bassano. E fanno mobilitare i carabinieri e il giornale scrive chissà quale vergogna avranno provato, chissà, cioè, ma con un intento moralistico che veramente è incredibile. Poi, sai, legato a questo, ho detto sicuramente consiglio. Non c'è problema, continuino così. Cala il turismo sull'altipiano di Asiago e si mettono a piangere. Cala il turismo a Jesolo e si mettono a piangere. Cala il turismo nelle località turistiche e si mettono a piangere. Continuino così, io, no? Sinceramente. Darei un consiglio alle brave persone che gestiscono per l'estate: organizzino un viaggio in pullman fino a Vienna a vedere la nuda verità e accompagnino questi politici a vedere come viene gestito un museo e come viene fatta una mostra, cioè, e che dove nessuno trova scandalo. Cioè, rendiamoci conto il provincialismo dettato dalla visione moralistica cristiana. Comunque io mi ricordo anche la coscienza, consapevolezza che c'è
nelle opere nella gestione di un museo, no? Cioè, io ricordo quando ero a Cosa, ad Anversa, la gestrice del museo etnologico di Anversa ci dice testualmente: noi una volta pensavamo di avere degli oggetti bizzarri, adesso invece siamo consapevoli di avere degli oggetti sacri. Sì. Capisci? Cioè è il cambio di mentalità che c'è nelle cose. Però sembra che qua in Italia questo cambio di mentalità. Ma allora, ci sia. Leggiamo un attimino la sensibilità diversa di questi politici. Rimaniamo sempre a Bassano, cioè, visto che facciamo cronaca locale. Tutti quanti conoscono la chiesa di San Giorgio alle Acque. Sono stati ritrovamenti romani molto importanti. Qualcuno ha detto: andiamo a raccogliere. Gli abitanti abbiamo raccolto 1500 firme e consegnate in comune perché prendono in considerazione la zona, ma finora è ancora lettera morta. Forse devono distruggere la cultura degli antichi veneti. Purtroppo l'amministrazione di Bassano vuole distruggere la cultura degli antichi veneti, non c'è altra alternativa. No, ecco, facciamo questo discorso. Allora, un'intera zona dice: esiste una necropoli romana, vogliamo cercare di tirarla fuori o vogliamo lasciare che i pezzi vengano dispersi, che questo patrimonio che è nostro, così importante, cioè, rimanga così perso? 1.500 persone raccolgono le firme e il politico trova indegno uno spettacolo che reputa una danza hard. Qual è la sensibilità? Cioè, verso una morale o verso il discorso collettivo, i cittadini? Cioè, io penso che se questi politici sono scandalizzati per una danza hard in piazza, che poi è da definire anche il termine hard, perché non si sono occupati del territorio? Perché, visto che qualcuno dice: guardate che ci sono reperti archeologici che vengono dispersi, non li andiamo a recuperare. Proprio perché interessa dare una visione moralistica. Cioè, e quando poi si dice che si preoccupa che il buon nome della città venga sconvolto da una danza arda. Ciò che ci si dimentica in maniera troppo velocemente è che ciò che è un patrimonio inalienabile di uno Stato è la sua cultura. Cioè è la sua struttura culturale ed è la capacità dei suoi abitanti di guardare il mondo. Se in uno stato di crisi economica si perde di vista la cultura, la possibilità di guardare il mondo, di ricostruire la propria storia, di ricostruire la propria visione della vita, la crisi economica a un certo punto passa, ma la cultura che hai distrutto non ti torna più. Noi abbiamo un fenomeno in Spagna che è abbastanza interessante. Cioè, il discorso che la Spagna ha fatto sui matrimoni gay, tutto quello che volete, però in realtà sta eliminando tutta una serie di ostacoli alla vita emozionale delle persone. E in Spagna arriveranno centinaia di migliaia di altre persone, arriveranno centinaia di migliaia di turisti che pagheranno il prezzo che la Spagna gli dirà per la camera d'albergo, per la località, per tutto quello che resta, semplicemente per avere un attimo di respiro di libertà. Voi andate sulle spiagge di Jesolo, sulle spiagge di Eraclea, vi diranno: non giocare a pallone, non mettere giù l'asciugamano, non fare questo, non fare quest'altro, non fare quest'altro ancora. Prossimo anno troverete metà gente che va sulle spiagge di Eraclea. Cioè, questo è il meccanismo. Cioè, il meccanismo è la libertà dell'uomo. Cioè, se noi perdiamo di vista quelle che sono le necessità emozionali dell'uomo, perdiamo di vista la vita stessa. Mettete che a Bassano vi arrivino i cinesi e vi smontano due fabbriche perché se le portano in Cina, ma nessuno vi porterà via quelli che sono i reperti dell'antica Roma, nessuno vi porterà via la cultura. Le fabbriche si possono ricostruire, ma la cultura che è andata persa, che è andata distrutta, non si può più ricostruire. Cioè, riflettiamoci su queste cose. No, io vorrei proporre, sai, un gemellaggio Bassano del Grappa Mecca. Perché? Perché allora leggiamo che appunto c'è un patrimonio archeologico tipo questo di San Giorgio Lea che viene abbandonato. Era Mecca, denuncia l'archeologo Gavi, i Wahhabiti distruggono tutti i monumenti antichi. Bulldozer la Mecca del nome di Allah. Per i religiosi sauditi, il luogo di culto possono creare politeismo. Cioè, ci troviamo nella realtà in un paese islamico in cui i loro stessi oggetti, la loro stessa storia viene cancellata dai bulldozer. Perché l'esistenza di luoghi storici viene reputata come generatrice di politeismo. Cioè, allora... allora, siamo la Mecca nel massimo centro dell'Islam, siamo a Bassano,
città che viene reputata cattolica, in cui un politico cattolico si protesta per uno spettacolo hard, però non protesta perché un patrimonio archeologico viene abbandonato. Un bel gemellaggio, Bassano da Grappa a Mecca. Penso che se ne tre. Ma vedi, anche molte cose che si dimenticano anche qua, si riempie la bocca abbastanza facilmente. Cioè, i musulmani, l'Islam, non si è inventato il velo per le donne. Mm. Il velo per le donne, i musulmani lo hanno copiato da Costantinopoli. Cioè, è da Costantinopoli, cioè, che l'hanno preso, cioè dai cattolici, dai cristiani di Costantinopoli, l'hanno preso e se lo sono adottato. Dopodiché l'hanno trovato comodo e l'hanno imposto violentemente. Per cui il velo dei musulmani in realtà è un patrimonio cristiano. Come il burqa degli afghani apparteneva a una tradizione precedente all'arrivo dei musulmani e apparteneva a un'operazione eroica fatta da una donna che per aiutare a costruire una diga, non mi ricordo cosa, al posto del marito che è rimasto ferito, si mise il burqa per non essere riconosciuta. Dopodiché naturalmente hanno trovato questo sistema per infierire sulle donne e i musulmani dicono sì, lo prendiamo. Come la stessa cosa, la stessa operazione che fanno i musulmani, l'infibulazione, non è tradizione musulmana, è una tradizione tribale africana. E i musulmani hanno detto sì, ce la prendiamo. Quindi stiamoci un po' attenti, quando uno vuole sottomettere le persone, trova tutto che è funzionale. Basta pensare, ad esempio, tu parli di Costantinopoli, ma da lì vengono, ad esempio, il fatto che la imperatrice Teodora, ex prostituta, trovava giusto acquistare le prostitute e rinchiuderle in posti dove non potesse più peccare. Cioè, questo è già il fatto della segregazione, del rinchiudere le persone. A lei non interessava tanto il fatto della libertà, ma ne acquistava perché non potesse più essere prostitute, per rinchiudere in forma di conventi, di clausura, in cui non potessero più avere rapporti sessuali, perché così avrebbe salvato la loro anima. Cioè, ma sì. non interessava che la persona era uno schiavo, lei lo acquistava, lo rinchiudeva per salvare la sua anima. Perché trovava scandaloso il discorso del sesso. Cioè, derivava da un discorso puramente cristiano. Sì, d'altronde sì. I cristiani hanno sempre distrutto i luoghi. Sì. Pensate appunto che dice questo archeologo della Mecca, fa il 95% degli edifici storici della città santa non esiste più. Cioè, non sono state le bombe intelligenti, hanno state le persone con volontà. È stata la demenza senile. No, e ora ricordiamoci come sono arrivati i cristiani nel Veneto a distruggere i templi sacri. Cioè, la leggenda del Prosdocimo che distrugge il tempio sul Monte Sumano. La leggenda che distrugge il tempio di Diana, la leggenda di Prosdocimo che distrugge tutti i templi, capito? Cioè, che differenza c'è con questi... monoteisti che fanno la stessa cosa? Tenendo conto che i monoteisti farebbero... anche i cattolici farebbero la stessa cosa, perché parlavamo prima che delle suore hanno protestato perché veniva messa una foto reputata erotica vicino al convento. No, hanno protestato, hanno fatto un atto di danneggiamento che, stando alla legislazione corrente, dovrebbe essere trattato dai magistrati come un atto di eversione dell'ordine costituito. Cioè, andrebbe trattato come un atto di terrorismo. Sicuramente questi magistrati di Palermo venderanno il culo come puttane e non lo faranno, lo tratteranno come un semplice danneggiamento. Io non ho letto la notizia. No, la notizia ce l'ho qua io, è la Chapelle a Palermo, il convento protesta. Nel quartiere Calsa un gruppo di suore imbratta la gigantografia di uno scatto del fotografo, usa troppa audace. Le suore dell'ordine Maria Teresa di Calcutta, cioè quei criminali che vendono e comprano bambini, cioè criminali come scelta, confessano subito, non hanno resistito alla rabbia di vedere affissa su una delle pareti del loro convento in Piazza Maggiore, nel cuore del centro storico di Palermo, la gigantografia di un provocatorio scatto del celebre fotografo americano David LaChapelle. Così si sono armate di pennelli e vernice, sono salite su una scala e hanno imbrattato l'immagine che ritrae una ragazza vestita solo con un paio di jeans. Gli scatti di La Chapelle da ieri vestono il quartiere popolare della Calsa Palermo nell'ambito della rassegna culturale Calsa Art, organizzata dall'amministrazione comunale e concentrata nell'antico rione arabo. Non volevamo arrivare a tanto, confessa Suor Punia, però una foto di quel chiaro messaggio sessuale in un convento è davvero eccessiva, una provocazione che non potevamo accettare. Cioè, praticamente è un atto di eversione dell'ordine costituito, cioè un
atto di terrorismo. Che piaccia o non piaccia, così questi tipi di atti venivano trattati ai miei tempi e la giurisdizione non è cambiata. È cambiata soltanto la testa del magistrato che tratta la giurisdizione. Pertanto andrebbero trattati come un atto di terrorismo. Il fatto che i magistrati non abbiano arrestato queste persone per atti di terrorismo è un fatto gravissimo dal punto di vista giuridico, ma molto grave. Cioè, noi siamo arrivati a un punto dove la Costituzione e le leggi non servono assolutamente niente, ma si preferisce a imporre l'orrore dell'idea cristiana rispetto al dettato costituzionale, rispetto alle norme civili. Cioè, è gravissimo questo. Cioè, veramente è di una gravità infame. E guarda caso, proprio quelle suore che vendono e comprano bambini, proprio quelle suore che fanno traffico di neonati. Ed è grave, molto molto grave. Sì, no, poi tra l'altro la roba divertente è che loro dicono che è una chiara allusione sessuale al fatto che questa avesse il seno scoperto, cioè, nel senso che questo dimostra veramente anche una perversione, insomma, cioè, perché lo troverebbero anche sconvolgente una donna che allatta un bambino. Cosa lo chiamo? Un richiamo sessuale? No. Allucinante, anche la logica, guarda, tranne la logica dei cattolici, è una roba folle. Sì, no, ma infatti, cioè, cosa colpisce in loro? Cioè, cosa c'è di scandaloso nel fatto del nudo? Cioè, nel senso, d'altronde il monoteismo è sempre legato a questo. Giustamente l'idea del burka è un'idea che anche è cattolica, proprio perché se si trova il fatto che queste partono con i pennelli e vanno a cancellare una fotografia perché una ragazza ha visto solo alcuni jeans e mostra il seno, dimostra anche chiaramente, chiamiamolo... La malattia mentale, diciamolo pure Francesco, la malattia mentale che non è la testa. Sì, ma anche la perversione di questo. Cioè. Si chiama malattia mentale, Francesco. Definiamo la perversione follia criminale. Sei troppo buono. Sì, ma questo qua implica anche che quelle che sono, poi vanno in qualche struttura educativa, perché il problema prosegue, se queste suore poi vanno in una struttura educativa, vanno con i bambini, qual è l'immagine che trasmetteranno? Cioè, nel senso, cos'è che potranno portare avanti? Porteranno avanti l'interesse dei bambini o andranno a terrorizzare i bambini del fatto che ci siano delle foto in cui una donna mostra il seno? E questi bambini che non avranno la mediazione culturale della società o della famiglia, ma che avranno queste ipotetiche maestre, con che cultura, con che animo e con che psiche nasceranno e andranno avanti? Cioè, dobbiamo porci delle domande, perché pensate all'azione concreta, non hanno preso carta e penna e protestato, no, hanno preso e sono andati a cancellare una foto, ma non una foto pornografica. Una foto che, se voi prendete qualsiasi giornale, cioè, di nudi ne esistono. Se voi vi prendete le televisioni di Berlusconi, di nudi ne trovate tanti. Sì, ma tra l'altro il nudo, visto che poi tra l'altro il nudo è anche un argomento proprio estivo, cioè io l'ho parlato anche del fatto, ad esempio, del giornale di Vicenza che parla di questa, cioè che faceva un articolo su una vicentina che era a Modena e che i carabinieri andavano a denunciare perché era nuda. Ah, cioè, proprio sai che devi capire che ultimamente non ci sono più i satanisti ed estate, cosa scriviamo sui giornali per arrappare un po' le persone? Cosa ci scriviamo? Non ci sono più i satanisti. Però che lo diciamo a Marco, guarda che sentono la tua mancanza ai giornalisti. No, ma difatti sai, d'altronde poi hanno perso un ragazzo Trocchi, hanno perso uno che poteva... Ormai sono proprio allo sbaglio, poverini, capisci? Devono pur vendere i giornali, sì. No? Allora... nel 1510 un tale Lutero si reca a Roma, dove rimane disgustato dalla corruzione, dal commercio, delle indulgenze del papato. Nel 1517 tale Lutero pubblica le sue famose 95 tesi sulle indulgenze. Nel 1521 il papa lo scomunica, ma Lutero non fa marcia indietro. Alcuni principi tedeschi abbracciano la causa luterana contro la reazione cattolica di Lutero e nasce il protestantesimo. Nasce il protestantesimo come reazione al commercio delle indulgenze. Praticamente la Chiesa si vende i tuoi anni, gli anni dei cattolici che dovrebbero stare all'inferno. Bene, fra poco c'è un raduno di giovani cattolici a Colonia, e Ratzinger
ha deciso di continuare la guerra contro i protestanti. E così Ratzinger, con un decreto in latino del penitenziario apostolico, il cardinale Francis Stafford, il Papa ha annunciato la concessione dell'indulgenza plenaria, ossia la totale remissione dei peccati per tutti i giovani che parteciperanno alla giornata mondiale della gioventù a Colonia. Che cosa si tratta allora questo? Innanzitutto per tirare gente che vada a Colonia, perché sembra che a Colonia ci sia qualche persona in meno che ci va rispetto ad altri anni. Ma la cosa più grossa è ridar fiato alla guerra contro i protestanti. Se voi ricordate qualche giorno fa, Ratzinger se ne venne fuori con la battuta che le chiese storiche sono un po' in affanno, stanno un po' perdendo perché non sono più referenti del mondo. Ebbene, quella battuta, è un dato di fatto questo, non era altro che il preludio di questa guerra che ha deciso di far fuori le chiese protestanti, perché dovete sapere che i cattolici stanno prendendo delle mazziate ad opera degli evangelici in America Latina non indifferenti, e allora hanno deciso probabilmente di rifarsi in Germania con i protestanti. In Germania c'è una situazione abbastanza particolare, nel senso che è vero che il protestantesimo è la prima religione, però è altrettanto vero che i cattolici sono estremamente attivi in Germania, specialmente in relazione alle strutture politiche, specialmente alla vecchia Democrazia Cristiana, Baviera, eccetera. E c'è una situazione abbastanza strana per cui Ratzinger probabilmente ha deciso di far fuori i protestanti. Auguri, è una guerra che non ci riguarda, però ci fa molto piacere sapere che il loro ecumenismo consiste nell'ammazzarsi a vicenda, per cui no, non c'è che ci siano grandi problemi. In ogni caso, questa notizia è del 9 agosto 2005 ed è tratta dal giornale La Repubblica. Bene, che dici Claudio? Dico, voi che diamo via le telefonate? Sì. 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole telefonare. Sì, poi appunto ricordo che Claudio sarà anche in trasmissione questa sera dalle 19 alle 20. Pronto? Sì. Ciao. Bene. Tutto bene. Repubblica di oggi, 14 pagine 14 15. Sì. Allora la religione, sempre meno studenti. Che percentuali dà? Ma aspetta, ti avviso subito. Sì. Ma Monsignor Rino Fisichella dice: nessun allarmismo, i dati presentano un'Italia a macchie di leopardo. Dunque, se tu hai il percentuale più alta di assenti, sì, il Lazio? 55,7. Beh, insomma, è buono. In meno. Il Veneto è 31,4. In meno. Praticamente, prima del Veneto, che la Sardegna, dunque no, con 33,5. Beh. Praticamente in fondo è Puglia con 32,7, il Veneto 31,4, dopo il Veneto, cioè che c'è più studenti che va ancora, che c'è la Campania con 30,1, comunque le regioni del nord praticamente, Liguria 49, Toscana 45, Piemonte 41, Lombardia 41. Non siamo ancora messi troppo bene, no. 35 le Marche, 39,9 Basilicata però, 39,43 Calabria. Ma la Basilicata e Calabria, sì, è molto forte. 43% Calabria, in meno però, Però te sai che qualche anno fa diceva che era il 2% che non dava... Sì, no, mi ricordo benissimo, sì. Sono due belle pagine, dunque 14-15 intere, sempre meno studenti. Ma ti dirò che sia la Repubblica che il Corriere stanno un po' accorgendosi di aver trascurato da troppo tempo il laicismo. E allora stanno un po' recuperando questo ritardo. Bell'articolo del preside della Mamiani di Roma, dice: il preside, è un bene che le classi si svuotino. Il Mamiani di Roma è uno degli istituti simbolo della perdita degli appel dell'ora di religione, e il preside Cosimo Guarino ne è molto soddisfatto. La religione, dice, non può essere una materia da insegnare a scuola, è assurdo, sarebbe come istituire un'ora di vita, tra virgolette. Il compito della scuola non può e non deve essere quello di educare a una qualsiasi forma di spiritualità. Questi sono temi che rientrano nella sfera personale dell'individuo. Certo, nella sua ricerca. Potrei accettare un discorso intorno alla storia delle religioni, questo sì. Guarino riscontra un forte calo nelle presenze durante la religione. In pochi anni c'è stato un tracollo. Oggi gli studenti che
si autoescludono dalla loro religione sono circa il 30%, ma certe classi restano quasi vuote. Penso che in ogni caso che lo Stato dovrebbe ribadire la laicità dell'insegnamento pubblico. Ormai, tra l'altro, non si può nemmeno dire che la religione cattolica sia la confessione ufficiale del paese. No, no, ma non si può più dirlo, per legge non si può più dirlo. Appunto, dopo continua qua, un altro... Per legge non si può più dirlo. Problemi organizzativi, tra l'altro, non ce ne sono più, si dice sempre. Durante l'ora di religione, i ragazzi che sono esonerati si... riversano nei corridoi della scuola. Sono pochi quelli che scelgono le attività alternative, per non parlare di quando l'ora è collocata all'inizio o fine lezione. Allora diventano di colpo tutti atei. Sì, infatti. Ecco. E niente, qua dopo che c'è un altro articolo che il Papa dice: chi comanda non sia superbo. Sì. Ai giovani lo incontreranno a Colonia e dice: confidate in Dio come il bimbo nella madre. Ah, bene. Ecco qua, qua una fotografia che bacia un bambino di 6 mesi. Quando la madre lo butta dalla finestra, lo affuga nel bagnetto, no? Lo uccide a pedate. Sì, appunto. Ecco qua, dopo che se, sempre non sia superbo. Che un altro qua, no? E adesso fa un altro film di Abel Ferrara su Maria. Oh, bene. Sì, sì, in cultura Maria, naturalmente. Dopo un altro film in cantiere con John Voight e fa Papa Wittila. Beh, ma sai, serve un po' di fiction, perché la gente, se non vede un po' di fiction, la realtà non la vede. Esatto. Per lui. John Voight è quello dell'uomo a marciapiede. Sì. E niente, dopo che c'era un altro articolo, che anzi Robert Graves che ha scritto un libro che dei miti, no? Miti greci, ma però non c'entra niente con i miti, è scritto un libro sulla guerra, basta, insomma. Ho capito. Tutto qua, le notizie. Bene. Niente, dopo che c'è sul gazzettino, la ricerca dice che il gazzettino di Padova, fobie e paure si combattono anche con i videogiochi. Cioè, piuttosto dell'oratorio. Sì, c'è qualcosa, ma siamo un po' ai limiti. Federica Cappellato. Sì, beh, piuttosto di mandare un ragazzo all'oratorio, è meglio mandarlo ai videogiochi. Ci sono un po' degli estremi anche nel ruolo dei videogiochi, però tutto sommato meglio i videogiochi che non altre cose, insomma. Sì, appunto. Indubbiamente. Non sono demonizzati tanto, però insomma, è meglio piuttosto che va a giocare il ballone e dopo finisce dentro qualche sagrestia. Sì, infatti. E dopo diventi fuori, no? Infatti. Ecco, è tutto qua, ragazzi. Venga, Ivano. Diamo il posto a un altro. Ciao, Ivano. Ciao. È dato lui un bel importante che sarebbe che nella scuola non ci fosse l'ora di religione. 27 giovani donne tacciate come streghe. Se ti ricordi te l'ho annunciato io attraverso Vicky una crozza su Brucannone, ti ricordi? No, non mi ricordo. Va bene, guarda. Comunque, le orge del triclinio sono forse trattati in pedagogia infantile? Non so. Come lo sai? Lo so. Ah, lo sai? Non so. Va bene, non ha importanza. Ciao. Mi ha un po' preso all'improvviso. Comunque va bene, insomma. Vediamo un attimo. Beh, poi, pronto? Il capo è abbastanza enorme. Ciao, sono da... una domanda. Ciao. Solo, ma la gatta Trochi è quella che ho saputo che si è morta? Sì, esatto. Lo sai adesso? No, avevo sentito questa notizia così al volo al giornale radio, però non sapevo, è quella che fate riferimento voi. Esatto. Ma cosa è successo? Niente, è successo che è una malata e quando ha avuto il primo problema nella vita si è preso e si è buttato giù dalle scale. Solo che era già malata prima, ha fatto un sacco di danni rispetto alle persone, ha offeso i sentimenti religiosi, ha diffamato, ha svillanato, era ospite di Vespa, era ospite di altri e ha sputtanato tutte le regioni diverse dalla cattolica. Questo è vergognoso, insomma, veramente infame. Oltretutto collaborava anche col SISDE, fa conto tu quanto sputanamento ha fatto nei confronti delle persone, insomma. Ma c'era un altro personaggio che parlavate? Che anche sì, anche questo qua di Venezia, Maurizio Antonello, lui si è impiccato, sì. Ma di solito sta gente qua sono tutti dei malati, perché bisogna essere dei malati per pensarsi che il mondo è fatto da sette che te va alla caccia, capisci? Cioè bisogna essere fuori di testa, insomma. Naturalmente fa comodo i giornali, fa comodo a tanta gente, capito? Però sono malati.
Va bene, ecco tutto qua, volevo dire. Ok, grazie. Ciao, ciao. Inutile ce la meniamo tanto. Purtroppo il cattolicesimo ha sfruttato persone malate e i giornali hanno sfruttato persone malate, perché quando il Gazzettino fa un articolo con su scritto il principale rappresentante dei politeisti è di Marghera, ma io non ho una grande opinione su di loro, è un povero deficiente. Cioè... Sì, perché si parla di Maurizio Antonello. Ciao. Ciao, dimmi. Mico, c'è la concezione mia del rispetto del diverso, del rispetto del diverso in qualsiasi senso, cioè che faccia personalità prima di invitarlo a prostituirsi con me. E il discorso che sta, che mi cavolo le mutande a mia sorella, poi vedere, ero i frati di Montebelli che dice che ero un diavolo, un odio, va che mi dico sempre rispettare, ben detto i frati, guarda, va a fare la serva di un bacan, e lui ha avuto fecondare a tradimento, poi i bacani per chi lavoriamo. Bravo, allora se i giacimenti qua, da che demonia chi canca i streoni? Va bene. Giustamente Alessandro, ricorda che tutti quanti così dei santuari mariani sono una fonte di diseducazione per le persone. Ed, questo qua è un classico, perché addirittura io ho visto su un giornaletti di Montebellico delle cose veramente incredibili per quanto riguardava la sessualità. Addirittura mi ricordo un articolo, passo 4-5 anni fa, in cui si diceva che invitare i giovani a usare il preservativo era come dire il ladro vai a rubare che poi ci sarà l'amnistia. Cioè, come paragone non lo trovo certo adeguato, ma questo proprio serviva proprio per demonizzare la sessualità, la prevenzione, la conoscenza. Sai, reputare che fare una campagna di educazione sessuale fosse come incitare al furto, denota anche, in base a questo accostamento, cosa noi reputiamo la sessualità. E questo veniva fatto purtroppo da giornali che non dovrebbero neanche circolare, perché sono altamente nocivi all'educazione dei ragazzi. Eppure la gente reputa che i santuari mariani gestiti dai cattolici sia una fonte di cultura, sia una fonte di educazione. Questo lo fanno proprio perché ripetono il messaggio criminale, perverso e malato di un certo Gesù Cristo, insomma. Perciò è importante tenere i ragazzi distanti da questi luoghi, proprio perché significa anche portarli verso una forma di liberazione, significa anche farli svicolare dai pericoli per la loro esistenza. Ogni chiesa, ogni parrocchia rappresenta una fonte di inquinamento spirituale. Vi ricordo che ogni centro cattolico è un centro di terrorismo e di vigliaccheria sociale. Se voi pensate al Sant'Antonio di Padova, con tutta l'iconografia che hanno lanciato i cattolici, era tutta falsa. Cioè, sono tutte una somma assoluta di menzogne. Tutto per nascondere un terrorista criminale che ha massacrato, che è responsabile del massacro di migliaia e migliaia di persone. Ed è veramente una vergogna, cioè veramente è un insulto alla società civile. Cioè, se non siamo in grado di indignarci davanti a queste cose, io non so davanti a cosa ci indigniamo. Questo Antonio da Padova massacra migliaia di persone come fossero bestiame per le sue paranoie mentali, per le sue escrescenze da fuori di testa, e dopo la propaganda cattolica lo trasforma in un santo davanti al quale mette in ginocchio i bambini, e migliaia di bambini sono stati vestiti da frati per ex voto o altre cose fatte dai genitori a fine di stuprarli. Cioè, e non è, veramente davanti a questa pratica non si è neanche reagito come deve reagire una società civile. Cioè, permettiamo lo stupro di una società per esaltare un assassino criminale come Antonio da Padova, che è responsabile di stragi e di genocidio. Ricordo che per la nostra giurisdizione la strage e il genocidio non vanno mai in prescrizione, cioè i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, per cui tutti i seguaci di Antonio da Padova andrebbero processati e andrebbero messi in galera. Ecco, aggiungiamo che Sant'Antonio era pedofilo e questa sua pedofilia l'hanno fatta passare come il miracolo del Gesù Bambino. Sì. Non so se lo sai. No. Gesù Bambino era ospitato, mi sembra, a Campo Sapieno da un nobile che sente un rumore nella camera di Sant'Antonio. Questo nobile spia, perché non si permette di disturbarlo, spia dalla serratura e vede Gesù Bambino, vede Sant'Antonio assieme a un bambino che si stava trastullando con questo bambino, dice la leggenda. Dopo il nobile chiede: ma chi era quel bambino che era con te? Era Gesù Bambino, ha risposto. Ecco, questo è uno dei miracoli, è uno degli esempi positivi di Sant'Antonio.
E poi la Chiesa Cattolica ha detto che appunto Sant'Antonio ha avuto l'onore di stare vicino a Gesù Bambino. Insomma, sappiamo cosa intendeva per sì, Gesù Bambino. Sì, la stessa roba di Don Bosco, no? Ecco, aggiungiamo sempre sul discorso di quello che si poteva dire. Ciao Giampaolo. Ciao. Allora, i dipintori di Maronne, se non la sbaglio, l'hanno sempre fatta con Luciadorre, la Madonna, sì. O no? Una roba sì, più o meno. Con no, Luciadorre... Io l'ho detto così da ignorante tempo addietro per questa radio, e dopo aggiungo, e le signore suore non hanno il Ciador? No, non è un Ciador. Non è un Ciador. Tecnicamente non è un Ciador. No, è un Camburca, cos'è? Sì. Va bene, sì. Però sono sottigliezze, ma sì, insomma sì, sì. Cioè, comunque andiamo avanti così va. Bravo, a bugie si va sempre meglio. Vero. Ciao. Certo. Mentire, qualcuno crederà che la menzogna sia vera. Sì, beh, sai, vogliamo, visto che tu parlavi di Sant'Antonio, aggiunge cosa dicono gli stessi cattolici di Sant'Antonio. E ora, un libro proprio della PM, Casa di Tesi Cattolica, aperte virgolette. La bugia popolare riguardo Sant'Antonio è quella di falsi dispensatori di miracoli. Con Sant'Antonio i dubbi sono pochi. La fantasia popolare ha dato il meglio di sé, ma soprattutto Sant'Antonio non è mai stato il giovane del sorriso melenso con accanto un candido giglio. Ma dove e quando è nata l'immagine di storia di Sant'Antonio, postulatori, scrittori e biografi si sentirono autorizzati a gonfiare la realtà dei servi di Dio, non soltanto di Sant'Antonio da Padova, quindi, chiuse virgolette. Questo è quanto scrive due autori cattolici per una casa di testi cattolica come la PM, si chiama Le bugie della Chiesa, e però se noi andiamo a Padova in ogni momento abbiamo migliaia di persone che vanno al santo, che vanno a... Certo. Grazie a magistrati corrotti e vigliacchi che non spiegano a queste persone qual è, dov'è la truffa, dov'è l'inganno. Cioè permettono a sti maghetti della televisione, quali sono i preti, di continuare a truffare le persone. E non li perseguono penalmente. Magari ti perseguono il mago per televisione. Cosa ma sai, ma li vedi, l'importante non è tanto il fatto che esista un magistrato, ma quanto la coscienza degli individui che si renda conto che certe cose sono menzogna, sono violenza, sono sopraffazione. L'importante è sempre... un'altra cosa. Velocissimo però. Sì, velocissimo. Ho visto per televisione molto i monasteri, dove c'è gente che fa turismo a metà prezzo di alberghi. Sì. Siccome ci sono contadini che vende la roba a metà prezzo, io concorro realmente con i contadini. Giusto. Dunque questi sei pubblici dei cappelle, dei monasteri, del turismo, lui gli fa concorrenza a avanti. Giusto. Siamo al materia principale. Ciao bello. Sì. E allora è arrivato al Vise. Ecco una cosa. Ricordiamo i nostri appuntamenti, Francesco. Sì, ecco, io ricordo una cosa. L'amico che viene, che ha una bella biblioteca, che viene alla cena del Musso, io avrei bisogno di avere delle informazioni bibliografiche da lui. Se mi può chiamare, gli lascio il numero di cellulare che è 349-75-54994, proprio perché avremmo bisogno. Armando, di alcune indicazioni bibliografiche. Io ricordo allora, se vuoi ricordare te gli appuntamento della Devotio. Allora, io vi ricordo che in agosto c'è l'appuntamento della Devotio. Francesco, se vuoi dare il numero di telefonino. 349-75-54994. È appuntamento, è il solito posto per tutti quelli che sono venuti, e l'orario è alle ore 13. Mi raccomando, siate più puntuali possibili. E ci avvieremo a fare la Devotio e sarà più o meno come quella degli anni scorsi. Portatevi il mazzetto di piante aromatiche, quelle che voi vi mazzetto, piace, mazzetto, fascine, e che mi volete. Raccomando, non venite qui stacchi a spillo e le minigonne. Ecco, io ricordo che sabato, praticamente dopo domani, io sono qui in trasmissione dalle ore 12 alle ore 15 e dalle 14 alle 15 sarà ospite Patrick di Raise Venete, che ci parlerà della festa dei Veneti che si terrà a Cittadella il 4 di settembre, domenica. Dopodiché, sabato 24 settembre, Francesco organizzerà il rito dell'equinozio d'autunno. Pertanto, anche perché ho scoperto che probabilmente in quei giorni avrò parecchie robe da fare. Cioè ci sono dei trambusti, dei trasferimenti, le cose che dovrò fare. Ho scoperto anche questo ultimamente. Addirittura. Per cui Francesco organizza la festa dell'equinozio d'autunno. Pertanto l'appuntamento è presso il Bosco Sacro di Jesolo il 24 settembre. Sa che è sabato. E invece in agosto teniamo la Devotio sull'altipiano di Asiago. Mi raccomando, ci siate tutti. Bene.
Bene, chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesima, vi do appuntamento per questa sera alle ore 19. Ciao a tutti. Parlerò della contemplazione e prenderò anche quell'articolo che abbiamo accennato, visto che a sto punto pensavo che fosse solo la Repubblica, invece a quel punto era proprio un caso mondiale, è stato portato da più quotidiani, insomma. Bene, positiva anche la faccenda, così almeno sanno che quando parliamo di stragoneria non parliamo di cazzate, ecco, questo è importantissimo. Bene, vado e a risentirci alle ore 19.